L'innesco dell'erba riveste un ruolo importantissimo, in quanto dobbiamo realizzare un boccone che quando entra in acqua si gonfia e rimane il più possibile naturale. Quindi non dobbiamo girare l'amo tantissime volte e realizzare una pallina d'erba, ma dobbiamo realizzare un ciuffo allungato di erba in modo che quando entra nell'acqua l'erba si dirada e si mantiene in maniera naturale, perché le sarpe la mangiano tutti i giorni e conoscono perfettamente l'inganno dietro un innesco fatto male. Quindi l'innesco viene fatto puntando l'amo una volta e girandolo la seconda volta, poi tiriamo un po' a strappare qualche ciuffo e l'innesco è questo, con un bel ciuffo lungo. Infatti, non girando più volte l'amo, l'erba mantiene la sua naturalezza, praticamente la naturalezza di quando viene strappata da uno scoglio dal moto ondoso, e quindi il pesce l'attacca e lo mangia in maniera più naturale. La sarpa è un pesce fortissimo che sprigiona una forza incredibile, però quando mangia ha una delicatezza particolare, rosicchia l'erba praticamente, e per questo occorre che l'amo sia leggerissimo, a filo fine e che buchi, però che buchi molto, perché come abbiamo visto parte dei soggetti è stata lamata nel labbro superiore. Questo vuol dire che quando va lì sull'esca tende a rosicchiarla, va bene, a non ingerirla in un solo boccone. Per questo tipo di pesca utilizzo la serie 1B di tubertini nelle misure del 12, del 10 e dell'8 in base alle dimensioni dei pesci. Oggi con delle sarpe di taglia media grande ho pescato col numero 10. Chiaramente se la taglia era inferiore avrei utilizzato il 12, se era superiore avrei utilizzato il numero 8.